In alcuni casi le canzoni durano il tempo di un pensiero profondo, oppure il tempo di mille pensieri veloci e dinamici, tutti mischiati assieme, tanto confusi quanto limpidi, aggrovigliati in una scatola enorme, un cassetto del proprio vissuto. A chiunque è capitato di ascoltare un pezzo e ritrovarsi lì, seduti sul muretto della Valle del Cuore, quella dove solo noi e le nostre intimità più remote vi possono prender parte. È questo quel momento a cui più di ogni altro non possiamo rinunciare. Perché è il momento del nostro racconto, poterlo condividere è un grande pregio. Ed ancora oggi non sappiamo quale sia il mezzo più idoneo per farlo, ma ci proviamo sempre, attraverso immagini e parole. Cerchiamo di mettere assieme i pezzi di un puzzle che ha una forma, un colore e un sapore, per tentare, ma invano, di farsi leggere ad occhi altrui, come un bellissimo dipinto, posizionato in fondo al corridoio della nostra galleria d'arte preferita, che è lì, pronto per essere guardato, studiato ed immagazzinato. Ebro di storie che in un modo o nell'altro diventano di tutti. Il nostro dipinto, accompagnato dalla nostra musica più suggestiva, è color ocra, al colore della terra della Georgia, quella che i nostri protagonisti hanno calpestato. Sono sempre loro, l'anello che permette al viaggio di essere considerato esperienza. Davide, Bruno, Marco, Giuliano, Armin e Brack. Sei sportivi, sei sciatori, sei menti e sei sorrisi, tutti rigorosamente felici. È bello fare il viaggio dopo 10 anni. Dopo 10 anni che l'ho fatto io, lo stiamo facendo con gli altri. In maniera da capire un attimo, per me, le differenze dei posti e per loro cercare di viaggiare non solo per andare a sciare, ma cercare di viaggiare anche per vedersi, per guardare intorno, vedere i cambiamenti, le differenze, la popolazione, quello è bello. Brack torna in Georgia dopo 10 anni dalla prima visita. Un viaggio di sport e curiosità fatto con Damiano, suo amico, nonché fotografo professionista, nel lontano 2004. È entusiasta di poter scoprire che cosa il tempo ha cambiato ed in che modo. C'è una cosa che non muore mai, invece, e che arricchisce sempre. La cultura della terra che calpesti. Non si smette mai di imparare. Situata nel Caucaso meridionale, la Georgia ha prevalentemente un territorio montuoso, dominato dalla catena del Caucaso. È curiosa la sua posizione nel mondo. Lo stato della Georgia è situato esattamente sulla linea di demarcazione che separa l'Europa dall'Asia. Il primo passo per conoscere una cultura è addentrarsi nel cuore che caratterizza la terra, ovvero la propria capitale. È quindi da Tbilisi che il viaggio del nostro team inizia, un polo industriale attraversato dal fiume Kura, che vanta un'estensione di circa 720 km quadrati. Rolling down is a
L'approccio dei nostri protagonisti è fatto da sguardi attenti e sempre in movimento. Un'attenzione piena di domande, inebriante di colore. Assaggiare le tradizioni, prenderne parte, scoprirle e metterle in tasca. Ricominciare, ripartire, riprovare nuovamente. Una visita ad una chiesa, un sorso di vino georgiano, una spesa di prodotti caratteristici, un tuffo nella magia che la Georgia offre, nel calore di una primavera quasi inaspettata, che Tbilisi riserva nei giorni di fine marzo. Giuliano e Darmin parlano di quanto sia fondamentale l'arricchirsi durante i viaggi. Il bello di viaggiare, di fare viaggi, è quello di mettersi sempre in discussione, andare a vedere qualcosa di nuovo e riuscire ad entrare un po' di più nella cultura dei popoli che stai visitando e dei paesi in cui stai viaggiando. Oltre a immergersi negli odori, nei sapori, in ambienti nuovi agli occhi, quello che mi affascina di più è vedere come i silenzi cambiano dai posti in cui ti trovi. Ogni silenzio non è lo stesso silenzio che hai a casa. E questo è molto introspettivo e affascinante. Per me viaggiare significa crescere e aumentare la mente, allargare l'aspetto, no? La prospettiva. Il fatto che siamo qua in Georgia per me è una cosa molto speciale, vedere le persone qua come vivono e come siamo messi noi in Europa, in Italia, e ti fa pensare un po'. È perché qua sembrano molto contenti, tranquilli con pochissimo, invece a noi vogliono sempre di più, tutto deve essere sempre più veloce, tutto meglio, più bello. E invece qua sembra che stiano un po' più tranquilli. Questa voglia di libertà, questa voglia di vivere la vita, ecco. Di vivere la vita con poco, ecco, questo è importante. Si cerca la positività in ogni cosa, si cerca di essere felici con poco. È bello questo concetto sottile di libertà che i ragazzi attribuiscono alla terra della Georgia. A seguito della seconda guerra in Ossetia del Sud, combattuta dalla Georgia da una parte e da Russia, Ossetia del Sud e Abkhazia dall'altra, il mito georgiano è ancora oggi fondato sull'antico desiderio di libertà e di indipendenza dalla Russia e quindi dall'adesione all'Occidente, da cui il paese si sente ingiustamente separato per motivi del tutto indipendente da lui. Sembra che l'instabilità politica, i recenti conflitti e la crisi economica la rendano poco attraente per i visitatori occidentali. Ma durante il soggiorno pare invece che il team abbia avuto a che fare con una terra ricca di cordialità e calore, che vanta un alto potenziale turistico, culturale, marittimo, montano, ecologico e sportivo. È su quest'ultimo che ci stiamo concentrando, perché è anche questo il motivo dei nostri avventurieri, quello di unire lo sport alla terra che scoprono, visitano, studiano e soprattutto vivono. Secondo Bruno il viaggio è questo,
ritrovarsi a poter praticare la propria passione, conoscendo un territorio nuovo e innamorarsi delle montagne che può offrire la terra georgiana. Mi piace viaggiare facendo lo sport in cui pratico, cioè andare in montagna, sciare, arrampicare, tutto quello che è legato alla montagna. Georgia, che mi piace forse più di tutti, sono queste montagne immense e non rovinate dall'uomo. Il programma di viaggio prevede una tappa a Gudauri, spostandosi dal clima mite e cittadino che la capitale ha offerto fino ad ora. La stazione sciistica di Gudauri, situata sulle pendici meridionali del Caucaso, vanta un'altitudine di circa 2.190 metri sul livello del mare e si trova solo ad un centinaio di chilometri a nord da Tbilisi. Le zone sciabili di Gudauri sono completamente al di sopra del limite del bosco e sono le migliori per il freeride. Ma siamo arrivati a Gudauri, la famosa stazione. 10 anni fa non era proprio così, ma adesso è, insomma, migliorata. Anche la strada, perché mi ricordo abbiamo fatto un bel po' di chilometri di sterrato proprio, puro, e adesso invece siamo quasi ai confini con la Russia. Il nostro racconto ci è stato suggerito da un viaggio d'avanscoperta, scoperta, quello che Damiano e Brack hanno fatto 10 anni fa e da cui riportano testimonianze reali e concrete, grazie ai ricordi e alle meravigliose fotografie di Damiano. Sono queste testimonianze che traducono perfettamente il pensiero del Brack. Questi, i colori che ci fanno vedere come può cambiare, quanto è in grado di cambiare un territorio. Invecchiamo, cresciamo, ci rinnoviamo, ma dentro rimaniamo sempre noi. Del Brack si aggiunge anche il giovanissimo Armin Holzer, classe 1987, unico italiano semiprofessionista di A-Line, disciplina sportiva che consiste nel camminare in equilibrio su una corda tesa tra le cime delle montagne. Lo slackline non è la sua unica passione. Assieme al free climbing, il free ride e l'arrampicata con corda, la disciplina dello speed riding ha accompagnato Armin per l'intera esperienza sulle montagne della Georgia. Armin ci racconta che lo speed riding permette di arrivare in posti che normalmente non si riescono a toccare solo spostandosi con gli sci, come ad esempio un piccolo pendio al centro di una grossa parete. La vela che lo accompagna durante la discesa gli permette di raggiungere quei posti, oserebbe dire speciali, semplicemente volandoci sopra. Oh,
Quando si scia, indipendentemente dalla disciplina scelta, un elemento di cui non ci si può mai fidare troppo è l'aspetto meteorologico. Le condizioni climatiche durante l'inverno, sebbene nella stagione di marzo siano più clementi e le probabilità che lascino spazio a finestre di visibilità siano più alte, sono sempre imprevedibili. Nel mentre, investire il tempo a disposizione per testare l'agilità della mattina, esibendosi in simpatici trick allo snowpark, è pane per i denti di uno sportivo. Alla fine, chi ha detto che sciare richiede solo concentrazione e sensibilità filosofica di pensiero? Con la nebbia dei primi giorni che è scesa sulle piste di Gudauri, non è mancata l'occasione di accogliere la cordialità e l'ospitalità dei georgiani. C'è sempre un modo per stare assieme, il team del BRAC lo conosce bene. Una tappa al rescue in compagnia di un'ottima ciaccia, la grappa georgiana, in attesa che il tempo migliori e il sole sia celere ad arrivare. 10 anni fa c'erano, prima della guerra c'erano praticamente 2 skili e ora ancora c'è nebbia, quindi non l'ho ancora visto, però dalla cartina c'è un sacco di piante. Dai, viva la Georgia! Come la Georgia! Sciare con la nebbia non è facile. È terreno per professionisti esperti e ben equipaggiati. Ed anche ai migliori può capitare una leggera distrazione. Oppure inciampare in una roccia nascosta sotto la neve fresca della montagna, perché magari non c'è abbastanza neve e la visuale non è appunto delle migliori. Il nostro fortunato di oggi? Davide. Primo giro di oggi. Ho preso un sassolino che non si vedeva, ho perso uno sci e mi sono tornati in mente vecchi ricordi e sono un po' teso, però no, positivi. Insomma, che ci sia nebbia o che il sole riscaldi i muscoli dei nostri atleti, le giornate sono comunque entusiasmanti, piene di divertimento e ricche di sorprese. Perché si è in compagnia, perché mentre sciano i ragazzi pensano a cosa di bello avranno da raccontare al rientro, perché non sanno cosa aspettarsi dal giorno dopo e perché tutti sono curiosi e fiduciosi che ogni situazione sarà un'avventura. Davide e Giuliano ci raccontano chi è il BRAC e perché è davvero così bello viaggiare con lui. Questi viaggi in posti un po' meno conosciuti sono sempre super piacevoli perché ti metti molto a confronto con le persone, con i diversi territori, con le condizioni diverse che ci sono da noi, e questo è sempre molto positivo, anche se manca un po' di neve, se c'è brutto tempo, così si riesce sempre a star bene insieme, a condividere dei bei momenti. Il gruppo è fantastico, sono tutti grandi appassionati e che riescono a condividere bene insieme questa grande passione per la montagna e per lo sci. Per me BRAC è stato veramente un secondo papà. Tutta la mia carriera sciistica devo ringraziare lui, è quello che mi ha aiutato di più, è quello che mi sta aiutando di più. E oltre a questo è lo spirito, è un maestro di vita, come lui riesce a vedere le cose, a prendere le cose, è un insegnamento grande, sempre positivo, sempre ottimista, e questo
è molto importante per nella vita, non solo nello sci o in montagna. Il bello del Brack è che lui a 50 anni suonati ha ancora lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo, la stessa voglia di mettersi in discussione e la stessa curiosità di un ragazzino, quindi poter viaggiare insieme a lui è un grande stimolo perché mi fa sperare di poter continuare ad essere stupido come lo sono adesso per altri 20 anni, 30 anni, e questo è molto bello. Compagnia, veniamo dall'Iran, quindi alcuni di loro li conoscevo, e il Brack in particolare, con cui avevo già viaggiato in Giappone, Davide lo conoscevo già bene, gli altri li conoscevo di nome, ma non avevo ancora viaggiato con loro, e ci siamo subito presi. Un gruppo, diciamo, diverso per alcuni aspetti, anche geograficamente, perché veniamo da Livigno fino all'Etna, io vengo dal sud. Però abbiamo subito formato un bel gruppo, una bella famiglia, si scherza sempre, e poi penso che tutti abbiamo un po' la stessa idea di viaggio, la stessa passione sia per la montagna sia per viaggiare e scoprire dei posti nuovi. Scontato, ma non sempre considerato importante, è quello dei profumi, legati ai suoni e ai rumori che circondano il nostro gruppo affiatato di sportivi. Il suono del vociare, di una bufera e del silenzio di un'alba invernale immacolata e pura. Quando i suoni si mescolano come fossero un condimento ed un connubio perfetto con i profumi delle tradizioni, il risultato è il nostro dipinto preferito che stiamo ancora contemplando. No fear of danger in that gold land that I call home. I'm coming home to see my father. I'm coming home, no more to grieve. Brack dice che se provi a chiudere gli occhi riesce a sentire i passaggi dei carretti nei mercati, la merce che viene smistata nelle ceste di legno, il rumore dello svoltare delle pagine in un banco di un venditore di libri ambulante, germogli, elettrodomestici, pezzi d'antiquariato, frutta, verdura, alimentari e spezie di ogni genere, tipo e forma. Animali, sguardi tanti, diversi, curiosi, sorpresi e dubbiosi. Le voci di una lingua che non è tua, ma fa parte dell'ambiente che ti circonda,
diventa parte del tuo bagaglio e parte integrante del viaggio. Sono flash che si mischiano tutti assieme in un grande agglomerato che è quasi un mercato. Un caos senza barriere e limiti, il cui interno è pulsante di vita. Quando riapri gli occhi i rumori svaniscono. Rimane un silenzio assordante, quasi ovattato. Come il silenzio delle montagne di Gudauri, quando la nebbia si infittisce e il respiro condensa le narici. Quel silenzio rispettoso dei monasteri, lento e pacato, quasi ad accompagnarti verso valle, per poi ripartire. I'm coming home to see my brother. I'm coming home, no more to breathe. I'm coming home, just over Jordan. I'm coming home. I'm coming home, no more to grieve. I'm coming home, just over Jordan. I'm coming home to never. Una cosa che mi è piaciuta di più della Georgia, direi la vastità delle montagne, perché ti guardi intorno, ti sembra tutto molto vicino, invece queste montagne sono veramente grandi, non sembrano neanche dei 4-5 mila metri. E muoversi è ancora molto selvaggia, mi piace il fatto che sia selvaggia. Dopo la nebbia e il maltempo dei giorni sulle piste di Gudauri, il sole si fa spazio e regala al team una giornata di emozione e adrenalina. Finalmente le montagne hanno un colore e una profondità che ancora i ragazzi non erano riusciti ad apprezzare. Si ricomincia a vivere l'aspetto sportivo del viaggio, il divertimento e la sensazione di libertà. Proprio di fronte a Gudauri, sul versante opposto della valle, si erge una bella cresta affilata dal nome femminile di Lomisa. Nonostante la quota sia relativamente bassa, la cresta offre una bellissima sciata grazie all'esposizione a nord. Sapete cosa significa sentirsi in cima al mondo? Per uno sciatore è paragonabile alla sensazione di possesso della montagna. Hai un contatto diretto con la natura.
quella sensazione di invincibilità, felicità e leggerezza. Dura il tempo di un sospiro. L'aria fresca attorno dalla neve che si scioglie al sole. Le nuvole che si spostano veloci per godere della finestra aperta di fronte a te. Viaggiare è scoprire che siamo tutti uguali, parliamo lingue diverse, ma alla fine siamo uomini, siamo persone, quindi siamo tutti uguali. Modo di scoprire il mondo sotto una diversa lente, diciamo, scoprirlo in prima persona. Crescere. Tornare ad essere bambino. Avventura. Del senso di libertà. Siamo seduti nella nostra stanza, senza nessuno che ci disturbi, a contemplare i nostri ricordi. Ci sentiamo unici e siamo tranquilli. È una brezza leggera che scorre nelle vene, circola veloce nel sangue e arriva dritta al cervello, per darti il motivo giusto, la spinta, l'avvio per iniziare a scendere, e ascoltando solo il corpo che parla da sé. Woo!
Bruno e Giuliano sono due guide alpine. È importante fare sci fuori pista con un team composto da guide alpine. Nonostante l'alta preparazione e la capacità tecnica del nostro gruppo, gli imprevisti e i pericoli legati al freeride ci sono sempre. L'alta velocità, le pietre della parete nascoste dalla fresca, un calcolo sbagliato, un'inclinatura troppo spinta. Essere un team significa anche questo. Riflessi, sangue freddo, determinazione e quegli immancabili sorrisi che smorzano tutto. La giaggia! La giaggia! Lenticchia, vomito! I ragazzi scendono l'ultima parete della giornata di sole che Gudauri ha regalato. Sfociano sul versante opposto alla catena di montagne Lomisa, atterrando sull'asfalto della strada che collega la cresta nord da quella sud. Brack e Darmin attendono il resto del team, conversando sulle tecniche di vela e telemark, sulle performanti linee che tracciava Jean-Marc Boivin, alpinista eclettico e polivalente con cui Brack si approcciò per la prima volta al parapendio. Tutto come se fosse un camping un po' arrangiato. Mancherebbe una tazza di caffè caldo o una buona ciaccia per festeggiare il pomeriggio sportivo appena vissuto. Ogni tanto dalla stanza della galleria, seduti di fronte alla nostra opera d'arte, pare che le pareti attorno tendano a muoversi, creando una sorta di tunnel di passaggio verso un punto d'arrivo, una meta, un finale o semplicemente una destinazione. Una di quelle sensazioni quasi mistiche, legate più che altro ad impulsi sensoriali, che si accendono nel momento in cui ti identifichi in un altro contesto, creando del reale nell'irreale, del materico in una grande ampolla di effimero. In ogni luogo, in ogni terra che visitiamo, c'è sempre un aspetto legato alla religiosità del popolo che ci ospita. La religione è uno di quegli argomenti considerati quasi tabù, perché discordante da tante forme di pensiero e nel contempo vissuta e sentita totalitaria da molte altre. Ma c'è un punto in comune per entrambi le correnti. È il rispetto. Se c'è rispetto per il pensiero altrui, c'è comunicazione e accettazione. Che una filosofia di pensiero, il più delle volte legata ad un impatto storico e culturale che traspare dalla terra ospitante. I libri di storia ci hanno insegnato che la Chiesa Apostolica Ortodossa Georgiana, fondata nel primo secolo d.C., è una delle più antiche chiese cristiane al mondo. In accordo con la Costituzione della Georgia, le istituzioni religiose sono separate dal governo e ogni cittadino ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Nonostante la Chiesa Ortodossa Georgiana sia un'influente istituzione ed attualmente risulti la religione maggioritaria nel paese caucasico, sembra che recenti studi abbiano stabilito con certezza
che il 40% della popolazione georgiana sia atea o non religiosa. Questo non influisce sul pensiero del nostro team e non condiziona nemmeno il credo che vive come proprio ogni componente del gruppo, ma è motivo di pensiero e di riflessione. Sono i silenzi delle chiese, le pietre fresche che ne costituiscono il perimetro, i raggi del sole che si infilano silenziosi attraverso le finestre delle navate principali, che fanno del pensiero religioso una vera e propria opera d'arte. Perché dove c'è arte, c'è storia. E dove c'è storia, c'è qualcosa da raccontare. You know now, everybody worried, hey now, about that atom bomb. Well, no one seems worried about the day my Lord shall come. You better set your house in order, for he may be coming soon. And then he'll hit like an atom bomb. Will he come? Will he come? In 1945, the atom bomb became alive. 1949, the USA got very wise. They found that a country from across the line had an atom bomb of the very same kind. The people got worried all over the land, just like the people did in Japan. God told Elijah to send down fire, to send down fire from the sky. He showed old Noah all the rainbow signs, and it wouldn't be water but fire next time. You know that everybody's worried, hey now, about that atom bomb. Hey, hey. No one seems worried about the day my Lord shall come. You better set your house in order, for he may be coming soon. And he'll hit like an atom bomb when he comes. Now don't you get worried, just bear in mind, trust in Jesus and you shall find peace and happiness, joy divine, with King Jesus on the line. Have you ever Marcel Proust dice che l'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi. Sono quegli occhi instancabili del sentirsi appagati, quegli occhi che parlano sempre senza bisogno di grandi parole e descrizione dei fatti, perché alla fine, secondo il Brack, i fatti siamo noi. Siamo noi quelli che determiniamo la nostra vittoria, la nostra strada, la nostra direzione e la nostra meta. Non ci stanchiamo mai di farci conoscere, scoprendo sempre qualcosa di inaspettato, piazzato dietro le nuvole per farci stupire. Ed è sempre uno stupore il nostro, perché non esiste terra che si possa conoscere meglio di quella che si esplora. Basta lasciarsi andare a tutto. Ci alziamo, perché è arrivato il momento di spostarci altrove, per far vivere qualcos'altro, trovare nuovi colori e trarne sostanza, dipingere una nuova tela, raccontandola, rendendola viva e vera. Vera come gli uomini che viaggiano, viva come le sensazioni, nascoste e svelate appena dietro sorrisi colmi di parole. Aprite la borsa, svuotatela, riempitela nuovamente, ricordatevi il passaporto nella tasca dei jeans. Da fermi si può vedere l'orizzonte, ma non lo si può descrivere in egual misura come nell'esserci totalmente infilati dentro. I diari del Brack, Georgia, 10 aprile 2015.